È la festa di Pentecoste, festa di luce, festa di fuoco, festa di vento. La festa di Pentecoste per noi cristiani è la terza festa in ordine di importanza dopo il Natale e la Pasqua. In essa ricordiamo il dono dello Spirito Santo che è disceso su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo. Da quel momento gli Apostoli troveranno quel coraggio che avevano smarrito, usciranno e di fronte alla folla che era giunta a Gerusalemme da tutte le nazioni del mondo allora conosciuto, proclameranno le meraviglie di Dio, cioè la risurrezione del Signore Gesù, e lo faranno in un modo che tutti i popoli potranno comprendere che cosa in quel momento gli apostoli stavano proclamando, di che cosa stavano parlando. Per comprendere però il vero valore, il vero significato della festa di Pentecoste e della Pentecoste cristiana, occorre rifarci e capire che cosa era la festa della Pentecoste ebraica. Qual era il suo valore, la sua funzione? Che cosa il popolo ebraico ricordava durante la festa di Pentecoste? Cos'è la festa di Pentecoste per gli ebrei? Gli ebrei chiamano questa festa Shavuot, festa delle settimane. Infatti ricordano le sette settimane che sono trascorse dal passaggio del Mar Rosso, dalla liberazione dell'Egitto, fino al momento che viene in questa festività celebrato. La festa di Pentecoste si colloca 50 giorni dopo la Pasqua, 7 per 7 è 49, più il 50° giorno che è quello della festa. Cos'era avvenuto 50 giorni dopo la liberazione del popolo dalla schiavitù dell'Egitto? Il popolo aveva vagato nel deserto, ma dopo 50 giorni Mosè era riuscito a condurli ai piedi di una montagna, chiamata Horeb o chiamata Sinai, e lì egli, lo stesso Mosè appunto, se n'era andato in cima al monte, e in cima al monte Dio diede a Mosè un dono per il suo popolo, il dono della legge, il dono della parola di Dio, il dono dei comandamenti. Questi sono i comandamenti che voi osserverete. Ecco, la festa di Pentecoste per gli ebrei ricorda la festa di una legge, ma una legge che viene vista dal popolo eletto come un dono, come il segno della presenza che Dio continuava a essere presente in mezzo a loro. Come dire, io in questo momento sono stato vicino a voi con dei segni prodigiosi, mi sono manifestato a voi attraverso l'opera della liberazione, attraverso delle grandi gesta, dei grandi segni e delle piaghe che ho mandato per liberarvi da un popolo oppressore. Ma ora sei tu, Israele, sei tu che devi compiere questi segni, segni alla luce della parola di Dio. E questa legge sarà, dirà il profeta Baruch, un segno della presenza di Dio in mezzo al tuo popolo, perché è proprio questa legge che è il segno sacramentale, la presenza quasi fisica di Dio che sta in mezzo al suo popolo. Non a caso credo che tutti sappiate che una volta arrivati nella terra promessa, una volta conquistata la città santa di Gerusalemme, una volta che verrà costruito il Tempio, nel punto più sacro del Tempio, nella stanza più interna, chiamata non a caso il Santo dei Santi, che cosa venne collocata? Venne collocata l'arca, l'arca dell'Alleanza, la quale conteneva proprio le tavole della legge. Per gli ebrei la festa di Pentecoste è la festa del dono di una legge che non è una legge opprimente, che ci impedisce di fare delle cose o ci costringe a farne altre. Per gli ebrei il dono della legge è una legge di libertà, perché quella legge è la legge data da quel Dio che ci ha liberati da una precedente schiavitù. Il popolo ebraico nella festa di Pentecoste celebra un dono, il dono della legge. Noi cristiani celebriamo un dono, il dono dello Spirito Santo. Il popolo ebraico celebra un dono, il dono della libertà. Anche noi cristiani vi celebriamo un dono, il dono della libertà che ci deriva dall'essere figli di Dio. Ecco, una legge era stata data al popolo ebraico, una legge con lo Spirito Santo è stata data a noi. E che cosa ci dice lo Spirito Santo? Ce lo ricorda San Paolo quando dice che lo Spirito non fa altro che gridare nei nostri cuori e farci gridare Abba, Padre. Lo Spirito è lo Spirito dei figli, per cui noi possiamo riconoscerci
non più come servi, ma come figli amati. Noi non abbiamo più un padrone, ma abbiamo un padre. Noi non abbiamo più degli avversari, abbiamo dei fratelli. Noi non abbiamo più qualcuno da cui guardarci, ma abbiamo tanti amici con i quali costruire una nuova storia di salvezza. Non a caso, nella festa di Pentecoste ricordiamo che tutti riescono a comprendersi, perché tutti parlano l'unico linguaggio dei figli amati dallo stesso Padre. Sì, questo è il dono dello Spirito, farci comprendere la nostra grandezza, farci comprendere quanto siamo grandi e preziosi agli occhi di Dio. E proprio perché siamo amati, allora siamo in grado di poter cominciare a provare ad amare i nostri fratelli. È un dono di libertà, è un dono di amore. In questi giorni è partita la famigerata fase 2. Siamo più liberi di muoverci, abbiamo meno restrizioni. Ecco che la libertà che stiamo godendo in questi giorni, nel nostro girare, nel nostro relazionarsi, possa essere un segno della libertà vera che nel nostro cuore dobbiamo saper vivere. La libertà di coloro che sanno guardare tutti come propri fratelli, perché si riconoscono figli dello stesso Padre. Sorelle e fratelli, viva la libertà, viviamo la libertà.